fermi. Cioè, corri anche per noi. Corri, oggi che sei evaso. Non ti fermare, Albatros. Sei fuggito davvero, Jack. Che emozione mi dai, fratello. Voglio ascoltarti ancora, basta sempre. E Jack, ce l'hai fatta? Questo significa che anche noi abbiamo la possibilità di scappare dalla nostra Alcatraz. Grazie, compagno. È Jack Folla che vi parla, dalla scatolona di Stato, fratelli. Jack, matricola 3957, quello che doveva finire col culo arrosto sulla sedia. L'uomo di Alcatraz. Mai sentito la radio, tesoro? Dietro questa telecamera a Lavana c'è il tuo Jack, l'evaso, il latitante, il braccato. Come te. Perché tutti avete le sbarre sull'anima, tutti. Cazzo cambia se Agnelli c'ha le sbarre d'argento e tu di cartone. Cuba es una isla feliz debajo de una gran jaula. Ero un DJ nel braccio della morte, sono evaso. Poi ho vissuto a Los Angeles per mesi come un topo in una fogna. Sono nascosto qui perché è il posto più anti-americano che conosco. Non certo perché la polizia segreta di Fidel mi stia più simpatica. E tu invece, fratello? Tu che mi stai guardando negli occhi. Dov'è la tua libertà, tesoro? Nei lager dei quartieri di merda in cui vi hanno ficcato come bestiame, che cosa vi aspettavate di diventare un giorno? Onorevoli? Vi tengono in vita solo perché dovete comprare. Consigli per gli acquisti. Bastardi. Il tuo primo stipendio sarà commisurato all'acquisto dei bisogni che ti hanno sparato nel cervello in televisione. Ti senti morire, fratello, e questi che ti offrono? Un magnum. E lo fanno leccare a una ragazza con una lingua da formichiere. Prova a offrirle un cremino e guarda dove ti manda. Così hai una paura fottuta, ma scherzi e fai finta di niente. Tuo padre è alcolizzato, finta di niente. Tua madre muore di cancro, finta di niente, finta di niente. Cazzo, forse ho l'AIDS, finta di niente. Fai l'amore con lei e fai finta di niente, perché non hai più niente dentro. Niente. Non ti hanno lasciato più niente. Ti hanno fottuto. T'hanno sbattuto dentro e hanno gettato le chiavi. Chi di noi due era nel braccio della morte fino a ieri? Io o te? Benvenuti all'inferno, fratellini. Questo gesto lo facevo in cella, l'ho fatto per anni. Prendi la biglia, lancia la biglia. Prendila, lanciala. Senti, fratello, se la Rai manderà in onda o meno questa cassetta clandestina, io lo saprò soltanto domani. Poniamo che così accada, e voi adesso siate tutti con me in questa stanza della Vara. Ora fatti questa domanda: perché mandano in onda le esternazioni di un latitante? Perché stanno alla frutta. Frizzi, Carrà, Bonolis, la Carlucci, Conti. Ma i conti non tornano più. Allora, che cos'è che non va? Lanciala, prendila. Lanciala, prendila. Ce la dà Celentano l'anima? Celentano che mesi fa ha sparato a zero contro l'aborto e nessun politico, nessuno, ha avuto il coraggio di prendere pubblicamente le distanze dai suoi comizi per non pisciare controvento a 10 milioni di televoti. Lanciala, prendila. Io non ce l'ho la ricetta, non ce l'ho, ma questo è certo, non ne possiamo più, è tutto così ipocrita, così falso, e l'anima della gente non la comprate più con i miliardi e le tettone, la festa è finita, vedete questo vuoto davanti a me? Io non lo occupo con la mia faccia, io non vi faccio ridere a bacchetta, qui di fronte ci siete voi, in questa stanza della Havana 2 milioni di voi con me, soli insieme, meglio l'angoscia di questo vuoto, di 1000 risate registrate. Lanciala, prendila. Lanciala, prendila.